carnet di viaggio è sicuramente un modo di fermare l'emozione del momento, l'emozione del viaggio, è entrare dentro al luogo, scoprire proprio le cose intime del luogo, soffermarsi sui particolari, lasciarsi andare all'emozione e quindi viaggiare facendo un carnet di viaggio è un'esperienza che ti si appiccica addosso. La cosa bella del carnet è che quando poi si torna a casa e si sfogliano le pagine, si ritorna immediatamente lì. E questa è una cosa che non dico solo io, ma lo dicono anche le persone che vengono con me a fare gli stage di carnet di viaggio in Marocco. Sì, perché poi io mi sono inventata questa cosa e sono contenta di poter dire che sono stata la prima in Italia a portare un gruppo all'estero per provare a fare un carnet di viaggio aperto a tutti, aperto ai principianti, agli esperti, immergersi in una realtà completamente, farsi assorbire dai colori, dai suoni, dai profumi, sì, fare uno slow travel, perché questo è fondamentale, fermarsi e disegnare, provare a disegnare, provare a fare uno schizzo. Questo qui è il mio libro su Hong Kong, è un libro vero, un libro che è stato Voglio. stampato e raccoglie appunto disegni, schizzi che riguardano Hong Kong. Poi ci sono i piccoli carnet, questo qui sul Marocco. Il Marocco è uno dei miei paesi preferiti, non per nulla ci porto anche le persone a dipingere. Qui c'è la rosa appiccicata, una rosa vera che è stata poi seccata. E questi sono i vari luoghi visitati. Ciascuno sceglie cosa disegnare, come fare il proprio carnet. Aprirlo tutto diventa una cosa lunghissima. Allora, questi qui sono i carnet di viaggio. Io adesso sto appunto esponendo degli acquerelli in questo sito, in Namon, peraltro acquerelli che non necessariamente riguardano il viaggio, ma sono comunque acquerelli che fissano delle emozioni di vario genere. Ho pensato alla possibilità di poter mettere in Namon un carnet di viaggio. È una cosa rivoluzionaria, nel senso che è così rivoluzionaria che bisogna un attimo pensare bene come farla, no? Al momento porto le persone per il carnet di viaggio solo in Marocco, dico solo, ma il Marocco è un mondo, sia a Marrakech e Sawira che al nord a Chefchaouen. Invito veramente tutti a provare, perché non importa avere grandissime competenze, ciascuno di noi ha la possibilità dentro di sé di tirar fuori l'artista che c'è in ciascuno di noi. Quindi in questi stage per fare carnet di viaggio, al momento unici in Italia, può venire chiunque abbia voglia di mettersi in gioco.